Se ci chiudiamo, se il nostro cuore si chiude, se la nostra situazione è soltanto guardare noi stessi, il mio io, la mia realizzazione, senza accogliere nessuno intorno a me, in un modo o in un altro, anche con le semplicità di ogni giorno, con una buona parola, un gesto di delicatezza, di attenzione, dall'altro lato ci troveremo purtroppo in un ambiente che ci farà soffrire. Perché poi lì vedremo realmente come sono le cose. E allora, ecco, fratelli e sorelle, questa Eucaristia, che sia veramente una richiesta al Signore che ci possa far accogliere la Sua parola con tanta disponibilità, che ci possa aiutare a accumulare, come ci dice Gesù nel Vangelo, le ricchezze per un luogo dove non c'è ladro che ruba né tignola che rovina, ma che vive questa ricchezza nel cuore del Padre, e nel cuore del Padre noi possiamo trovare il bene per l'eternità. Ecco, quei poveri che noi incontriamo, a cui diamo qualche parola di consolazione, saranno quelli che ci introdurranno nel regno di Dio. Gesù, la Vergine Santa, in questo mese particolarmente San Giuseppe, ci aiutino a realizzare la parola di Dio, ad accoglierla, a custodirla e a metterla in pratica. Amen.